quest'anno è Quaresima con il tradizionale percorso di preparazione alla Santa Pasqua. Anche quest'anno le proposte sono tante e veramente interessanti. Proposte che ci aiutano a vivere un cammino di fede e di comunità. Vediamole insieme. Iniziamo la Quaresima con il mercoledì delle ceneri, il 17 febbraio. Gli orari delle messe sono alle ore 9 al mattino e alle ore 20:30. A ogni celebrazione verranno imposte le ceneri secondo le nuove modalità anti-Covid. Nel pomeriggio, per i bambini e i ragazzi, ci sarà una liturgia della parola e anche per loro l'imposizione delle ceneri. Per loro, in parrocchia, alle ore 16:30. Vediamo ora quali sono le proposte per gli adulti, per la comunità e per le famiglie. Quest'anno il tema sarà il Crocifisso di San Damiano, uno splendido capolavoro dell'arte medievale, che ci aiuterà con i vari personaggi a entrare settimana dopo settimana nel grande mistero della passione, della morte e della risurrezione del Signore. Ogni domenica troverete in chiesa il foglio settimanale, un piccolo opuscolo che vi permette di vivere una preghiera quotidiana in famiglia, con la descrizione artistica del crocifisso, un inno e alcune preghiere giornaliere da leggere giorno per giorno che ci possono accompagnare nella nostra settimana. In più, la domenica troveremo un simbolo, un segno di settimana in settimana legato al tema che ci accompagna e che ci accompagnerà in quella settimana di Quaresima. Ogni mercoledì sera sul canale YouTube della parrocchia e sulla pagina Facebook potremo seguire un momento di preghiera, una adorazione della croce che sarà animato dai vari gruppi parrocchiali. Ogni giorno alle 8 sulla pagina Facebook della parrocchia troviamo una simpatica iniziativa in preghiera con i don. Dalla casa canonica in diretta possiamo pregare con i nostri sacerdoti. Così come ogni giovedì, al posto della messa, alle ore 9, in parrocchia ci sarà la Via Crucis guidata. Sono previsti anche 3 incontri di formazione per adulti e per famiglie. Sono collocati la domenica pomeriggio alle ore 16 nella chiesa parrocchiale. Sono il 28 febbraio, il 7 marzo e il 14 marzo. Queste sono le proposte per la comunità, per le famiglie e per gli adulti. Vediamo ora le proposte per i bambini, i ragazzi, gli adolescenti e i giovani. Ogni domenica verrà consegnato ai ragazzi presenti a messa un piccolo foglietto. Questo è da inserire all'interno di un portafoto che viene regalato ai ragazzi i primi giorni di Quaresima, quindi il mercoledì delle ceneri o la prima domenica di Quaresima. Un piccolo portafoto che può diventare un'occasione per abbellire, addobbare il proprio angolo di preghiera. Continua la proposta del catechismo per i bambini e i ragazzi delle elementari, la domenica mattina dalle 9:30 alle 10:30 e poi la messa in pieve proprio per loro. La cadenza per i nostri ragazzi sarà quindicinale, quindi ogni 15 giorni il gruppo di seconda e terza elementare, ogni 15 giorni il gruppo di quarta e quinta elementare. Durante la settimana i nostri ragazzi proponiamo una piccola preghiera, una mezz'oretta di preghiera quaresimale. Per i ragazzi di seconda, terza, media e gli adolescenti il mercoledì dalle 16 alle 16:30. Per le seconde, le terze, le quarte elementari appena finisce la scuola dalle 16:30 alle 17:00. Per le quinte elementari e la prima media, cioè i gruppi che si stanno preparando per la cresima e la prima comunione, dalle 17 alle 17:30. Per i nostri adolescenti e i giovani, ma questa proposta vale anche per i ragazzi delle medie, oltre agli incontri settimanali che continuano il loro regolare svolgimento, abbiamo pensato di proporre una preghiera su podcast Quaredio, il podcast quaresimale. Ogni giorno allora, collegandosi al canale che troveranno su Spotify, su Apple Podcast o
Google Podcast potranno ascoltare un momento di preghiera e viverlo insieme direttamente dalle loro cuffiette. Come avete notato, le proposte sono tante e pensiamo anche di qualità. L'occasione allora di vivere la Quaresima in famiglia, in comunità, dedicando del tempo alla preghiera, alla formazione, allora diventa davvero un'occasione preziosa per camminare insieme ai personaggi del Crocifisso di San Damiano verso la Pasqua. A tutti una buona Quaresima.